la gestione della pandemia ha dimostrato l'importanza delle regioni. Così il ministro veneto per le disabilità ed ex titolare del Dicastero dell'autonomia che incalza: non oso pensare a cosa sarebbe accaduto con una sola regia centrale. Iniziata ufficialmente la stagione balneare lungo il litorale veneto, ombrelloni distanziati, prenotazioni, regole anti-Covid, turisti. Finalmente a Jesolo riproposta la formula abbronzati o rimborsati in caso di maltempo. Dalle 18 la posa della campata centrale del nuovo cavalcavia del nodo di Porto Gruaro, A4 chiusa fino alle 10 di domani nei tratti San Donà di Piave, La Tisana e La Tisana Porto Gruaro. La Procura di Venezia chiede per la terza volta l'archiviazione delle indagini sulla morte della giovane agente di polizia penitenziaria. Nessun elemento farebbe pensare a qualcosa di diverso dal suicidio. I genitori si oppongono nuovamente. Il giorno dopo la violenta grandinata nella Marca si contano i danni sui colli del Prosecco, 35 ettari persi, dicono dalla DOCG. Si chiama reddito di reciprocità e l'iniziativa del comune di Borgo Rico nel Padovano a favore di persone in difficoltà, un'alternativa all'assistenzialismo, dice il sindaco Alberto Stefani. Domani la festa dell'assenza a Venezia, appuntamento da non perdere su Antenna 3 con una doppia diretta. Alle 10.30 la cerimonia dello sposalizio del mare, alle 11 la messa del patriarca dalla chiesa di San Nicolò al Lido. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque parliamo di autonomia in apertura. Autonomia, processo inarrestabile, e la gestione dell'emergenza sanitaria ha dimostrato ancora una volta l'importanza delle regioni. Così da Castelfranco il ministro per le disabilità, la vicentina Erika Stefani, che già aveva ricoperto proprio il Ministero dell'autonomia, che rispetto alla campagna di vaccinazione poi ha fatto il punto sull'immunizzazione delle persone disabili. È stato perché abbiamo un sistema regionale nella gestione soprattutto della sanità che siamo riusciti ad arginare l'epidemia. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se il sistema sanitario fosse stato solo e esclusivamente centrale. Non oso pensare. L'emergenza sanitaria ha dimostrato in maniera indiscutibile il ruolo fondamentale delle regioni. Non si pensi che la pandemia abbia rallentato il processo verso le attribuzioni di maggiori prerogative verso l'autonomia. Quello è un fiume che scorre inarrestabile, gli argini, dice il ministro della Lega Erika Stefani, sono rotti. Il sistema delle regioni è un sistema, signori, che al di là di quello che possono essere delle chiacchiere o delle accuse che sono state mosse in modo strumentale nel corso dell'ultimo anno, il sistema regionale ha retto. Credo che ancora oggi che il regionalismo è il modo migliore di rispondere anche a quello che sarà da adesso in poi la ripresa dell'Italia e la ripresa dell'uscita da questa fase di epidemia, perché le regioni possono intervenire in maniera più puntuale, più adeguata al territorio, più circostanziata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L'omogeneità al basso fa male a questo Stato. Da Castelfranco Veneto, dove ha presenziato in qualità di ministro l'inaugurazione di un appartamento domotico per le persone con disabilità, Stefani ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione di questa categoria di soggetti fragili. In Veneto sono oltre il 72% quelli che hanno ricevuto ad oggi almeno una dose. Abbastanza soddisfatta, è partito il piano vaccinale all'inizio con un po' di difficoltà, tant'è che io stessa sono intervenuta fin da subito della mia nomina con una sollecitazione presso il Ministero della Salute affinché vi sia una corretta priorità della vaccinazione per le persone con disabilità. Di certo ci sono stati dei passaggi un po' complicati, magari all'interno di alcune regioni, per un sistema. Ad esempio per l'identificazione della platea si è cercato man mano di affrontare i singoli problemi e sotto questo profilo devo ringraziare anche il generale Figliuolo, ha cercato anche lui di intervenire dove c'erano dei problemi. È stata inaugurata questa mattina la stazione Santa Lucia di Venezia, una postazione per eseguire tamponi rapidi che rilevano l'eventuale presenza del Covid-19. È un'iniziativa della Croce Rossa Italiana che si svolge anche in altre 11 stazioni ferroviarie italiane. Il servizio sarà attivo ogni giorno per 12 ore fino al 30 settembre con la presenza di un medico, due infermieri, quattro volontari e un referente della postazione. È stato calcolato che per fare il tampone, espletare le formalità di rito ed avere i risultati dell'esame, il tempo totale impiegato sarà di circa 18 minuti. Pandemia in calo, ma in Veneto c'è carenza di infermieri. L'allarme viene lanciato proprio dalla categoria, che manda un messaggio forte al governo. Mancano più di 1000 infermieri tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo.
Il Nursing lancia l'allarme. Mancano più di 1000 infermieri in Veneto tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo. E mai come in tempo di pandemia, queste carenze sono ancora più evidenti perché gli infermieri vengono richiesti anche negli hub vaccinali. Ma c'è anche bisogno di organico per rimpinguare le attività ordinarie sospese durante l'epidemia. Questa carenza è dovuta in sostanza alla mancata programmazione a livello nazionale per i numeri di accesso all'università a numero chiuso, devono essere assolutamente rivisti in tempi brevissimi. Questo anno di pandemia evidentemente non ha insegnato nulla. Anche nell'area berica la mancanza di infermieri è un problema da risolvere. All'URSS 8 c'è una richiesta verso la regione di 100 infermieri e servono tutti assolutamente. La nostra preoccupazione è che con questo 100 infermieri probabilmente dopo una protesta delle case di riposo dovremmo anche prestarne per assolvere i compiti di assistenza in alcune case di riposo della provincia. Questo è un modello che andrà a replicarsi in tutto il Veneto, la coperta è veramente corta. Il messaggio è al governo, il problema è a livello nazionale e il sistema rischia di implodere. È sostanzialmente un messaggio da fare al governo centrale, perché la programmazione dipende dalle università e il Ministero della Salute deve dare delle indicazioni ben precise su quali sono i fabbisogni e non fermarsi ai fabbisogni di qualche anno fa. E poi c'è il tema delle riaperture. Oggi 15 maggio, come previsto da DPCM, hanno riaperto gli stabilimenti balneari anche in Veneto. Spiagge pronte e primi bagnanti. Noi siamo pronti. Da oggi si può iniziare la balneazione, le spiagge sono attrezzate, ci sono gli ombrelloni con le distanze consentite, stabilimenti balneari tutti ok. La stagione balneare 2021 nelle 10 località della costa veneta è ufficialmente iniziata. Sdraio e ombrelloni aperti, servizio di salvataggio attivo, telefoni negli uffici degli stabilimenti che continuano a suonare per ricevere prenotazioni. La spiaggia di Jesolo torna ad animarsi grazie anche alla bella giornata di sole. Le strutture, forti dell'esperienza dello scorso anno, hanno messo in campo tutte le misure anticontagio previste, a partire dai 12 metri quadri per ogni ombrellone, secondo quanto indicato dall'ordinanza regionale. Le spiagge del Veneto sono un luogo sicuro, sono un luogo assolutamente salubre, dove siamo andati ad intervenire su un nuovo concept per cui maggiori spazi, un potenziamento delle attività di prenotazione per evitare qualsiasi forma di assembramento, la grande attenzione alla pulizia e alla sanificazione. Intanto Jesolo ripropone anche per questa stagione la formula abbronzati o rimborsati per i turisti che arrivano sul litorale, cioè la possibilità di prenotare il proprio posto in spiaggia e di ottenere un rimborso in caso di maltempo. L'obiettivo per quest'anno degli operatori è di ridurre la perdita del 30% registrata nel 2020. Noi pensiamo quest'anno di approcciare una stagione non al 100%, ma per il 2022 non ce ne sarà per nessuno. Siamo convinti di ripartire alla grande e di fare una stagione piena come eravamo abituati a fare. E quest'anno comunque siamo, come diceva prima giustamente Francesco, siamo assolutamente positivi. I segnali sono decisamente buoni. Dopo la cancellazione dell'obbligo di quarantena per chi arriva dai paesi dell'Unione Europea, ora si aspettano nei prossimi giorni ulteriori nuovi provvedimenti a favore della ripartenza del turismo. Ad iniziare, spiega il sindaco Zoggia, dalla cancellazione del coprifuoco e consentendo pubblici esercizi di ospitare i propri clienti anche all'interno dei locali, perché, evidenzia il primo cittadino, a Jesolo ci sono quasi 200 attività che non possono aprire essendo sprovviste di plateatico. Intanto amministrazione comunale, URSS e operatori stanno lavorando sul fronte vaccinazioni. Credo che sarà fatto in una o due settimane a tutti i nostri collaboratori, dipendenti di pubblici esercizi, di ristoranti, di bar, di alberghi, della spiaggia, di poter essere tutti vaccinati quando arrivano, prima di essere assunti. E tra i primi bagnanti arrivati sulla spiaggia di Jesolo il pensiero è lo stesso: finalmente torniamo a respirare un po' di libertà dopo un anno difficile. Poco importa se il clima non è ancora caldo, la voglia di tornare a respirare l'aria di mare, a camminare sulla battigia, a stendersi sulla sabbia o a giocare a racchettoni vince su tutto. Nel giorno dell'apertura degli stabilimenti balneari, la spiaggia riaccoglie i bagnanti, chi vi è arrivato solo per poche ore, chi invece ha deciso di trascorrere a Jesolo un fine settimana di vacanza. Per tutti comunque un assaggio di estate e di libertà. Facciamo una giornata oggi, speriamo. Speriamo di poter godirci quest'estate un po' meglio. Ce n'era veramente bisogno.
inverno lungo, tutto quello che è successo, c'è proprio voglia di tornare a fare quello che si faceva una volta. Niente di straordinario, cose normali, semplici. Da dove venite? Dal lago di Garda. E avete scelto Jesolo perché? Ma perché ci piace, è vicino e la gente è veramente accogliente. C'era bisogno, sì. Siamo dell'Alto Adige. E siete venuti qui? Farete qualche giorno di vacanza? Sì, ieri fino a domani. Sì, due giorni. Prima uscita al mare, bel tempo, quindi speriamo che duri, che si possa fare qualcosa durante l'estate. Una speranza. In giornata o farete qualche giorno? No, siamo in giornata, sì. Da dove venite? Veniamo da Valdagno, a Vicenza. Ci voleva. Era da tanto che non provavamo questa ebbrezza. In giornata qui o state qualche giorno? Tutto il weekend, tutto il weekend. Da dove arrivate? Da Vicenza. Dopo tanti mesi chiuso in casa ci vuole un po' d'aria e un po' di mare. Era da tantissimo che non venivamo al mare e abbiamo colto l'occasione a fare una giornata così, stare tutti insieme. Da dove arrivate? Noi abitiamo sul lago di Garda, dalla Zise. Cambiamo tema, parliamo di viabilità, 60 metri di lunghezza, quasi 20 di larghezza e 510 tonnellate di peso. Sono i numeri che caratterizzano la campata centrale del nuovo cavalcavia del nodo di Porto Gruaro, l'opera regina del primo sublotto, del secondo lotto della terza corsia della A4. Il varo è atteso stanotte, ma le operazioni per alzarla sono iniziate già mercoledì mattina. Il cantiere ha richiesto la chiusura dell'autostrada A4 dalle 18 di oggi fino alle 10 di domenica nel tratto San Donà di Piave alla Tisana in direzione Trieste e nel tratto La Tisana nodo di Porto Gruaro in direzione Venezia. La decisione di far uscire il traffico proveniente da Venezia a San Donà è dettata dal fatto che San Stino non è in grado di supportare la capacità di transiti previsti a quell'orario in base al numero di piste a disposizione. Altro comparto in difficoltà, quello del wedding, dei matrimoni, quindi per oggi sono attese importanti novità dal governo. Ci troviamo dopo 450 giorni ancora con un problema, non abbiamo una data certa. Durante il flash mob organizzato dai professionisti del wedding regionale Venezia sabato scorso, era stato indicato oggi come scadenza per avere risposta chiara dal governo circa il protocollo presentato dalle regioni che riguarda lo svolgimento delle cerimonie. Mario Draghi risponde chiedendo ancora pazienza. Stiamo aspettando la cabina di regia che sarà attuata il 17 maggio, lunedì, è stata posticipata. Abbiamo bisogno di ripartire, sono 14 mesi che non lavoriamo, il mondo del wedding è stato colpito. Gli aiuti economici non ci sono e abbiamo bisogno di aiutare le nostre spose, tutti i nostri sposi, ad organizzare il matrimonio. Organizzare un matrimonio vuol dire organizzarlo per tempo, avere delle date certe e quindi sapere esattamente quando si può ripartire in totale sicurezza. Stiamo ancora aspettando, tutti i matrimoni di maggio e di giugno organizzati da più di un anno stanno aspettando di poter sapere se effettivamente possono festeggiare il loro matrimonio. Riaperture in sicurezza, turismo e matrimoni saranno i temi trattati nella prossima cabina di regia. Draghi ha assicurato la propria vicinanza agli sposi e agli operatori del settore, ma ritiene la socialità durante le cerimonie ancora un rischio da attenzionare. Nel decreto sostegni sono stati stanziati 200 milioni per l'anno scorso. Il Premier ha assicurato un ulteriore indennizzo nel prossimo decreto. Lunedì c'è anche l'incontro a Vicenza col prefetto, il ministro Stefani, al quale mostreremo, delucideremo le nostre problematiche. Ora la cronaca giudiziaria, il caso di Sissi, l'agente di polizia penitenziaria morta in circostanze che hanno richiesto dei chiarimenti. La Procura di Venezia ha chiesto per la terza volta l'archiviazione, parla di suicidio, i genitori si oppongono nuovamente. Per la terza volta la giudice per le indagini preliminari, che indaga sulla morte di Sissi Trovato Mazza, scomparsa al termine di 2 anni di coma dopo essere stata trovata nel novembre 2016 agonizzante in un ascensore dell'ospedale civile per un colpo di pistola alla nuca, dovrà decidere tra la richiesta di archiviazione del caso avanzata dal pubblico ministero e la richiesta di nuovi accertamenti avanzata dai legali della famiglia della giovane. Come nei casi precedenti, la procura propende per il suicidio, mentre la famiglia sostiene che la giovane agente di polizia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca possa essere stata uccisa perché voleva denunciare storie di droghe e rapporti tra detenute e agenti.
Spetterà quindi nuovamente alla giudice per le indagini preliminari decidere se si debba disporre un terzo supplemento d'inchiesta o dichiarare definitivamente chiuso il caso. Ora il maltempo che si è abbattuto ieri, in particolare nel Trevigiano. Il giorno dopo la grandinata si contano i danni sui colli del Prosecco, 35 ettari persi, dicono dalla DOCG. È cominciata una mesta conta dei danni tra i filari dei colli del Prosecco battuti dalla grandinata dei record. Pochi minuti di inferno che hanno colpito con una violenza inaudita soprattutto la zona tra Col San Martino e Col Bertaldo, tra i comuni di Fara di Solico e Vidor. È stata un fenomeno localizzato proprio in quella zona e ovviamente lì non è rimasto più niente, nel senso che ormai la stagione era partita e quindi anche i germogli erano circa di 15-20 centimetri, adesso non ci sono più, quindi è stato veramente uno spettacolo molto triste e molto drammatico. A essere interessata è stata una fascia di 35 ettari, quantifica Innocente Nardi, presidente del consorzio del Prosecco di OCG di Conegliano Valdobbiadene. Dopo l'apprensione iniziale dice: i danni sono stati limitati, come di OCG nel complesso ci siamo salvati, restano però i piccoli proprietari. E quelli che ne soffriranno di più e quelli che magari i piccoli, diciamo, coltivatori, i piccoli agricoltori, quelli che hanno concentrato in quella zona il piccolo appezzamento. I comuni sono attivati per fornire l'assistenza del caso e stanno lavorando a fianco della regione che, su input del presidente Zaia, già nella serata di venerdì ha attivato la procedura di stato di crisi. Mi sono sentito subito con la regione, ho informato anche il presidente Zaia fin da subito che si è attivato per lo stato di crisi, insomma, quindi noi ci siamo, faremo la nostra parte. Sicuramente i viticoltori conteranno i danni in questi giorni e poi potremo capire effettivamente la portata del danno di questa grandine. Le previsioni hanno messo del caldo prossimo nei prossimi giorni e questo sicuramente va a complicare ancora di più quello che è il danno, diciamo, del clima, del meteo in questo periodo nelle nostre colline. Circa 300 persone si sono riunite in piazza Cavour a Padova per manifestare la loro solidarietà alla Palestina per la causa della pace. Un presidio organizzato dal Comitato Palestinese Veneto, oltre ad Asso Palestina e alla Comunità Islamica di Padova, hanno aderito al presidio anche ANPI e diverse associazioni studentesche. La manifestazione si è svolta contemporaneamente a quella indetta a Roma per chiedere al governo italiano che si faccia portavoce di un'azione diplomatica per arrivare ad un cessate il fuoco. Voltiamo pagina, si chiama Reddito di Reciprocità, l'iniziativa capitanata dal comune di Borgoricco, alternativa all'assistenzialismo. Borgoricco fa da apripista, comune pilota per un'iniziativa destinata ad essere replicata anche da altre amministrazioni del territorio. Si chiama Reddito di Reciprocità, cioè contributi comunali in cambio di prestazioni di lavoro in favore della collettività. È un progetto che cerca di rompere quel legame di assistenzialismo che si può creare nel momento in cui il comune eroga dei contributi e cerca di instaurare un legame di reciprocità. Quindi diamo i contributi a soggetti in marginalità, in situazioni di marginalità sociale, in cambio però chiediamo delle prestazioni d'opera in favore del comune. Dal giardinaggio alla cura delle aiuole e dei giardini delle scuole all'asporto dei rifiuti dei cestini. Una sorta di baratto sociale che sottostà al principio di il comune ti aiuta e tu di conseguenza aiuti il comune e gli altri cittadini. Gli utenti a cui è rivolto questo servizio sono persone disoccupate, inoccupate e anche percettori di pensione minima. Questo per andare incontro sia a chi in questo momento è fuori dal mercato lavorativo, magari e soprattutto a causa del coronavirus, ma anche a chi prende una pensione minima e vuole comunque in qualche modo collaborare e offrire il proprio servizio a favore della comunità. Un bando che aprirà tra pochi giorni con un finanziamento iniziale di 30.000 euro. Ai destinatari andranno contributi proporzionali alle ore prestate per un massimo di 400 euro per 60 ore. L'amministrazione coprirà l'assicurazione e li doterà di un kit di identificazione. E sono iniziati a Vigo Novo i lavori che porteranno allo smantellamento dell'elettrodotto aereo Dolo Camin. Sarà sostituito da una linea in cavo interrato che permetterà di liberare da infrastrutture elettriche circa 95 ettari di territorio.
Terna ha avviato la demolizione delle fondazioni dei tralicci della linea aerea Dolo-Camin, non più necessaria grazie al nuovo progetto di linea in cavo interrato. Oltre ai 4 basamenti di Vigonovo, dove sono iniziati i lavori, altri 9 si trovano nel territorio di Dolo, 10 a Saonara e uno nel comune di Padova. L'intervento durerà circa 15 settimane e ha come obiettivo il ripristino dello stato dei luoghi come erano prima dell'opera. E questo è un grande risultato per il territorio, per il Veneto, perché comunque garantiamo il servizio, voglio dire, questa è un'infrastruttura necessaria, cioè non voglio ricordarvi, ma qualcuno pensa che siano cose, è necessario farlo, ma la facciamo nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle comunità locali, insomma, quindi un risultato enorme. Grandissima soddisfazione, diciamo, noi siamo, come dicevo poc'anzi, portavoce dei cittadini e sono i cittadini che ci hanno sempre chiesto di sostenere questa battaglia, di avere un elettrodotto interrato anziché aereo. Il nuovo progetto della linea Dolo-Camin in cavo interrato prevede un investimento di 140 milioni di euro che contribuiranno a migliorare l'affidabilità e qualità del servizio elettrico. La Regione ha coordinato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i comuni, dai sindaci agli uffici tecnici, e questo ci ha consentito di poter fare una serie di sopralluoghi insieme e di poter definire insieme il progetto il più sostenibile possibile. Il nuovo elettrodotto avrà una lunghezza di circa 16 km e mezzo e permetterà la demolizione di quasi 32 km di elettrodotti aerei attraverso lo smantellamento di 123 tralicci che libereranno da infrastrutture elettriche circa 95 ettari di territorio. Ora a Bassano, ieri c'è stata l'attesa inaugurazione del restauro di Ponte Vecchio. Oggi, magari anche per curiosità, tanta gente sul ponte. Siamo andati a sentire le loro impressioni. Sono 3 volte che veniamo a Bassano, perché noi siamo di Lecco e l'abbiamo sempre trovato chiuso. Finalmente oggi è aperto. Complimenti, e l'hanno fatto anche molto bene. È un bel lavoro. Sono contento perché hanno fatto un bel lavoro. Non mi piace tanto, dico la verità. Speravo in pietra, saiso e avanti. Questo è proprio, non dice niente, anzi toglie qualcosa. Molto bello, e tanta gente si festeggia. Era ora e sembra più grande, perché senza le impalcature sembra più grande, e speriamo che resti così per qualche anno adesso. Siamo venuti apposta da Chioggia a fare il giro proprio per l'inaugurazione del ponte, per vedere l'opera del Palladio messa a nuovo. Bene, faccio parte anch'io del gruppo, siamo molto contenti di essere qua. Siamo partiti da Chioggia, un percorso abbastanza impegnativo, la giornata, il tempo ha tenuto, quindi siamo felicissimi di essere qui. Era ora, erano 7 anni che aspettavamo, sì o no? Dai, bellissima, bellissima, eccezionale. Il ponte sembra più grande e dopo ritrovarsi un po' con gli amici, stando sempre attenti purtroppo al, appunto, sulle mascherine. Aspetta che rimetto su che adesso. Comunque sì, stando attenti a mascherina, però bello rivedere un po' di vita finalmente. E il ponte è il ponte. Beh, il ponte è una botta di vita per tutta Bassano, per tutti i bassanesi. E oltre che una botta di vita, anche un colpo d'occhio. Bellissimo, sembra più grande. No, no, in ogni modo bello anche questo qua in mezzo, stupendo, ma io ci passo tutte le mattine. Sono nata qui, per cui il ponte è anche mio. Domani, diretta da non perdere su Antenna 3, invece a partire dalle 10.30, vi racconteremo infatti in diretta la cerimonia dello sposalizio del mare, evento più suggestivo della festa dell'Assenza che si celebra domani e che più di ogni altro appuntamento della tradizione veneziana fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo intimo rapporto con il mare e la pratica della voga alla veneta. La nostra diretta inizierà alle 10.20, poi seguiremo la cerimonia subito dopo. Alle 11 le nostre telecamere vi consentiranno di seguire la messa del patriarca Monsignor Francesco Moraglia dalla chiesa di San Nicolò a Lido. È tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni per domani e vi auguro una buona domenica. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione non riesce a prendere pieno possesso del nostro territorio. Ecco che anche domenica 16 maggio dovremo aspettarci una locale instabilità. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto
questa sarà una giornata caratterizzata da ampie schiarite soleggiate, alternate però a momenti più nuvolosi. Dal pomeriggio poi sarà alta la probabilità di acquazzoni, specie sui settori montani e pedemontani, con i temporali che localmente potrebbero scendere fin verso la pianura. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra 9 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 16 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo più sole, a seguire invece sarà più nuvoloso, anche con occasionali temporali, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, qualche pausa asciutta intervallata da isolati rovesci. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.